città di Bagnoli Irpino. Il 31 luglio del 1656 si manifestò la peste a Bagnoli, facendo strage di persone, svuotando le case, rimaneggiando le famiglie. Tutti si rivolsero a Maria Santissima Immacolata e furono esauditi. Il 20 novembre 1657 finì la peste e ritornò la pace nel cuore dei bagnolesi, i quali, per riconoscenza, con pubblico atto notarile, stabilirono questa festa e il digiuno, la vigilia dell'Immacolata. Nel 1799 fu proclamata la Repubblica Partenopea e le idee della Rivoluzione francese arrivarono anche a Bagnoli, ma dopo qualche tempo i bagnolesi si ribellarono, per cui fu decisa la distruzione del paese. Anche questa volta i nostri avi chiesero aiuto a Maria e mentre le truppe francesi marciavano su Bagnoli, già vicini alla meta furono richiamati indietro. Perciò i bagnolesi, ancora con atto pubblico notarile, decisero di ricordare l'avvenimento proprio il giorno dello scampato pericolo, istituendo la festa del patrocinio dell'Immacolata 70 giorni dopo la Pasqua, festa che ricorre quest'anno il 19 di giugno. Nel 1837, proveniente dall'Europa e quindi dall'Italia del Nord, si diffuse nel meridione il colera, ma Bagnoli, per la protezione di Maria, ne rimase immune, fatta eccezione per qualche rarissimo caso. Nel 1854 si diffuse di nuovo il colera e questa volta anche Bagnoli fu colpita, colpevole di una vita spensierata e sregolata. Allora, pentita e penitente, tutta la popolazione ricorse a Maria e dopo circa 3 mesi fu liberata dal colera. Per la terza volta il colera riapparve nel 1883. Bagnoli però fu previdente e, affidandosi sempre alla protezione di Maria, prese i giusti provvedimenti e ne fu preservato. Nel 1935 i partecipanti alla campagna coloniale a Messina, dalle madri terrene, furono affidati alla Mamma Celeste, la quale, come avvenne anche nella Seconda Guerra Mondiale del 1939-1944, risparmiò a Bagnoli lutti, soprusi e devastazioni. Perciò il 16 giugno 1947, a riconoscenza per tale grazia, fu celebrata la solenne incoronazione di Maria con diadema d'oro. Il 14 aprile 1948 il sindaco del tempo, a nome di tutta la cittadinanza, consacrò il paese al cuore immacolato di Maria. Nel 1954, primo anno mariano, centenario della proclamazione del dogma dell'Immacolata e della liberazione dal colera, in preparazione al terzo centenario della liberazione dalla peste del 1656, il vescovo di Lusco, Monsignor Guido Casullo, organizzò a Bagnoli il primo congresso mariano e la nostra chiesa divenne meta di numerosi pellegrinaggi. Infine, Bagnoli è stata risparmiata dal sisma del 23 novembre 1980, che ha inflitto lutti e miseria a tutta l'Irpinia, mentre a Bagnoli solo danni materiali. E il 5 luglio 1999, nel bicentenario della liberazione dalle truppe francesi, il sindaco del tempo ha rinnovato l'affidamento della comunità bagnolese a Maria Immacolata, alla quale oggi rivolgiamo questa preghiera. O Vergine Immacolata, baciando la vostra reliquia ai piedi del vostro trono, umili e devoti, memori di tante grazie e della protezione da tante sciagure, vi promettiamo di celebrare ogni anno la festa del vostro patrocinio con solennità sempre maggiore, perché con la vostra protezione, liberati dai mali terreni
e impegnati in una vita sempre più cristiana, possiamo avere un giorno la vita eterna e insieme a voi adorare e lodare Dio Trinità. Amen.
Accetta con benevolenza, o Signore, il sacrificio di salvezza che ti offriamo nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, e come noi la riconosciamo riservata per tua grazia ad ogni parte di peccato, così per sua intercessione fa che siamo liberati da ogni colpa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono in occhio al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai preservato la Beata Vergine Maria da ogni macchia di peccato originale, per fare di lei, colmata di grazia, la degna madre del tuo Figlio e segnare l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, splendente di bellezza. Da lei, Vergine purissima, doveva nascere il tuo Figlio, agnello innocente che toglie i nostri peccati e sopra ogni altra creatura. L'hai predestinata per il tuo popolo, sublime modello di santità e avvocata di grazia. E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Annunciando la tua morte, Signore, tu la mia morte.
benediciamo Padre il pane e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Cielo. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, Cristo e Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beato
la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Vediamo.